il vocale sulla polisportiva melitese. La parola a mister Enzo Bevacco. Ma è una bellissima partita con un vocale messo bene in campo, ma anche ho visto la polisportiva melitese, specialmente nel secondo tempo, anche lei messa bene in campo, hanno fatto qualche correzione rispetto al primo tempo e si è visto qualcosa di buono. Comunque noi stiamo cercando di rincorrere questa Reggio Mediterranea che purtroppo non riusciamo ancora a prendere, ma speriamo nel girone di ritorno di fare qualcosa meglio. Un buon banco di prova. Un buonissimo banco di prova, noi abbiamo anche schierato 5-2002, sono dei ragazzi che stanno partecipando al campionato allievi elite, stanno facendo bene anche in questo campionato molto ma molto difficile. Cerchiamo di lavorare, cerchiamo di programmare più che altro per il futuro e per dare qualcosa alla prima squadra. Se non erano Graziano e Pulice, quei due, Perla e il centravanti... Due... locale Lori Hermes, due ex sono di Melito, ci tenevano a fare bene e hanno fatto bene anche loro. Prossimo cimento? Adesso riposiamo, poi inizia il girone di ritorno, vediamo un attimino quello che possiamo fare. Allora, siamo qui con mister Danilo Lauteri, un commento a questa partita che il Bocale ha vinto per 4-0 contro la polisportiva melitese, un avversario che ha tenuto botta fino alla fine, nonostante il passivo continuasse a crescere, vi ha fino all'ultimo messo in difficoltà. Sono squadre di solito molto, molto aggressive, giocano molto sull'aggressività, è quello che noi... delle volte ci mettono in difficoltà perché siamo più palleggiatori che aggressivi. Comunque la squadra si è mossa bene, ha girato bene il pallone e nel momento opportuno abbiamo colpito e da lì si è aperta tutta la partita. Poi loro si sono dovuti sbilanciare e noi in contropiede abbiamo chiuso la partita. Ecco, un vocale che chiude il girone di andata con questa partita, sono 19 punti, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il bilancio può essere positivo da questo punto di vista oppure manca qualcosa per quello che si è visto? Si poteva fare meglio, dico la verità, si poteva fare meglio. Comunque, come sono andate le cose, va bene così. Certo, cercheremo di migliorare perché possiamo e dobbiamo migliorare. Per noi, per la società, per i ragazzi, per tutto quanto. Il movimento sportivo nostro, insomma, del vocale. Probabilmente per poter puntare ancora al primo posto sarà fondamentale la prossima sfida contro la Reggio Mediterranea, esatto. Batterli per tenere ancora vivo il campionato. Esatto, una partita ostica che però noi siamo alla portata di quella squadra, perché abbiamo visto che anche all'andata non ci hanno messo sotto, insomma abbiamo giocato abbastanza bene e non meritavamo di perdere. Siamo con il dottor Giuseppe Macheda, non ha sfigurato la polisportiva melitese opposta a un grande vocale? Buonasera a tutti innanzitutto. Vabbè, si sapeva che era una squadra di categoria superiore con buoni elementi che cercavano di tenere il ritmo, dettare il ritmo del gioco e della partita, però c'è pure da dire che noi fondamentalmente il primo tempo non siamo entrati proprio in campo e si è visto. Il secondo tempo c'era un piglio diverso perché i ragazzi secondo me non ci sono 4 gol di differenza con loro. Il secondo tempo hanno approcciato bene la partita con voglia, grinta e intensità. Poi è arrivato il loro terzo gol e ci ha definitivamente tagliato le gambe. Però, come ho detto ai ragazzi, a fine partita il secondo tempo è un buon punto di partenza. Mancini e Vialli erano dall'altra parte, Lori e Perla. Vabbè, sono due ragazzi che sono stati tanti anni con noi, conoscevamo le loro capacità, le loro caratteristiche, hanno deciso di intraprendere una strada diversa da quella che ci teneva uniti, però sono sempre due amici, quindi fa sempre piacere incontrarli. Tutto sommato sta andando bene la polisportiva melitese in questo campionato Under 19? Sì, fondamentalmente sì, perché ci ritroviamo in terza posizione, con 12 punti, però sul campo ne abbiamo conquistati 16, quindi fondamentalmente saremmo stati al ridosso della capolista, però abbiamo tempo per recuperare i punti persi per strada, ci rifaremo sicuramente.